video, un video pazzesco. Pazzesco è la parola giusta per definire questo video. Guardate davanti a me, ho uno scatolone. Pesa, è uno scatolone pesante. Quindi in realtà non capisco. Allora, vi racconto la storia dello scatolone. Praticamente, una di voi, Stefania, mi ha scritto in direct su Instagram e mi ha detto... Io, praticamente lei fa dei gioielli fatti a mano, bellissimi tra l'altro, cioè veramente troppo belli, e mi ha detto mi piacerebbe molto farti un regalo. E io gli ho detto no, cioè non esiste, no, non mi devi fare un regalo, ma ci mancherebbe. Però ha insistito e poi alla fine mi pareva brutto di dire no e quindi, vabbè, gli ho dato l'indirizzo, che poi tra l'altro è l'indirizzo di Marco, perché io i pacchi me li ritira tutti Marco, e lei mi ha detto, adesso ti faccio qualcosa pensando a te, perché lei fa dei gioielli personalizzati, cioè in base allo stile della persona, a come si veste, le cose che gli piacciono, lei crea questi gioielli, che sono bellissimi. Ragazzi, dovete andare a vedere il sito, cioè c'è il sito con le immagini, oppure su Instagram, allora su Instagram la trovate come Stefania Romoli, mentre invece il sito è vaniglianera.com. Raga, delle cose favolose. Quindi seguitela su Instagram, seguitela sul sito, mi sa che c'ha pure Facebook. Comunque vi lascio in descrizione tutti i link. Però vabbè, ritorniamo a noi. Quindi mi dice, ti voglio mandare qualcosa di personalizzato. Va bene, accetto. Solo che, raga, parlavamo di un paio d'orecchini. Capite la mia sorpresa? Ok? Quindi questa è ufficialmente una mystery box fatta da una di voi. Perché è troppo grande per contenere un paio d'orecchini e basta. Cioè, non lo so, ma è gigante. Quindi ora andremo ad aprire una mystery box fatta da una di voi. Raga, io vi ripeto, non c'è bisogno che mi fate regali. Cioè, veramente. Per carità, sempre bello ricevere il regalo. Non è che vi dico, no, è schifo ricevere il regalo. Però non c'è bisogno. Però, se posso aiutare, non so come, perché veramente, cioè, se io ci avessi 100.000 iscritti, sono sicura che questa cosa vi sarebbe molto più d'aiuto che nel mio micromondo. Però se pensate che io possa aiutarvi facendo vedere le vostre creazioni, cosa fate, cioè, io sono super felice di farlo, cioè, se a voi vi fa comodo, io lo faccio per far vedere al mondo le vostre creazioni. Non so se ve può far comodo, ma se ve fa comodo io sono qui a vostra disposizione. Per voi che mi seguite. No, non per tutti, per voi. Allora, vabbè, comunque questa è una cosa da community. Vediamo come lo... Cioè, è incartato benissimo! Non so come aprirlo. Anche perché ho sto taglierino un po' a farlocco, quindi... Allora... Ci vediamo tra un'ora, quando sarò riuscita ad aprire la scatola. Allora, partiamo dal presupposto che già la scatola è super bella. Vediamo cosa c'è dentro. Super emozione per me. Ma vi rendete conto? Cioè, perché io a tutto questo che sta succedendo, all'affetto che mi dimostrate, cioè quest'anno mi sono successe un sacco di cose, no? Però voi c'eravate sempre... E io con tante di voi ci parlo tutti i giorni, cioè tante di voi io le considero delle amiche, anche se non l'ho mai viste, però perché ovviamente cioè, tante sono sparse per tutta l'Italia e io sto in questo posto un po' remoto, però io veramente tante di voi ormai le considero delle amiche e degli amici, perché ci sono anche parecchi ragazzi. Allora, apro, sono emozionata. C'è un sacco di roba qua dentro. Stefania, che cosa hai combinato? Avevamo parlato di un paio d'orecchini. Oh mio Dio. Questo è cibo! Finissima pasticceria siciliana di mandorle. Cioè, questa è la mia cosa preferita sulla terra. Vedete che mi conoscete? Cioè, come se foste la mia famiglia. No, vabbè. Cioè, sono paste di mandorla al pistacchio. Prevedo mal di pancia per me, perché ora io le apro e le mangio tutte. Allora, poi... Che altro c'è qua? Ma che cos'è?
parte il pacchetto è fatto divinamente. Questo è un barattolo. Complimenti per il packaging, perché non si sarebbe potuto rompere neanche volendo. Ma questa è una cosa fatta a mano? Oh mio Dio. Ah no, ok. Filetti di acciuga in olio d'oliva. Oh mio Dio. C'è ma tutto cibo buonissimo. Scusa, ma mi sta venendo il dubbio che tu sia siciliana? È possibile questa cosa? Puoi scrivermelo se mi hai mandato questo pacco dalla Sicilia a questo punto, perché... Che altro c'è qua dentro? Che buono! Adelfio, filetti di sgombro in olio d'oliva. È sempre Adelfio. Oh mio Dio! Sì, è SR e Siracusa. Quindi immagino che tu sia siciliana. Ma cioè, siamo impazziti. C'è una lettera. Forse dovevo pescare prima la lettera e poi il cibo. Ah sì, c'è scritto della mia terra, la Sicilia. Oh, vabbè, non la leggo perché è privata. Grazie. Oh, ho pescato la scatolina. Oh, ho pescato anche un sacchetto. Aspettate, vediamo se c'è altro cibo qua dentro. Cioccolata di Modica, mandorle e nocciole. Conoscete la cioccolata di Modica? Cioè, la cioccolata di Modica è qualcosa di fuori di testa. Cioè, è la bontà assoluta. È il cioccolato più buono dell'universo. Se non lo conoscete, cioè, dovete provarlo. Comunque tu sei pazza, sappilo. Cioè, non dovevi assolutamente. Sono estremamente in imbarazzo, non so se si nota. È un mix tra emozione e imbarazzo il mio. Non so se si nota. Sono senza parole. Io, lo sapete, resto poche volte senza parole. Di solito ci riuscite. Sappiate che Luca anche sarà grato per questa cosa. Pesto di pistacchio con pistacchio di Sicilia e sale marino di Trapani. What? No, vabbè, raga. L'ho detto che non dovevi? Basta, eh? Vito, spero. Sì. Ah no, aspettate, non è finita. No, questo però credo che sia una cosa che ha fatto lei, eh? Allora, cominciamo. Questo è meraviglioso. Questo l'ha fatto lei e quindi lo potete trovare anche sul sito. E è il portachiavi più bello che io abbia mai visto. C'è la C! No, vabbè. Ma quanto è bello! A parte, ma come fai a fare queste cose? È la meraviglia assoluta. Cioè, la pietra è leopardata, fucsia e nera. No, sto per piangere. Aspettate che voglio liberare qui sopra per farvi vedere bene tutte le cose. Non ho parole, non ho parole, ok? Non ho parole. Apriamo questo. A parte che le scatoline sono deliziose. Raga, cominciate a prepararvi perché arrivano i regali di Natale, eh? Eccoci, eh? Possiamo sostenere la community facendo i regali dalle iscritte al canale che fanno cose meravigliose. La scatolina è bellissima. No, vabbè. Cioè, sono gli orecchini più belli dell'universo. Non ci credo. Non ci posso credere. Sono meravigliosi. Cioè, guardate i dettagli, la pietra, il leopardato. No, vabbè. Ecco, questo è vaniglia nera. Ah, c'è anche Facebook. Vaniglia nera sautage. Sautage si scrive? Si legge? Non lo so. Comunque, tanto vi lascio
tutto in descrizione. Tra l'altro, mi ha scritto prima e mi ha detto che ha appena aperto il sito internet e ha creato un codice sconto. Quindi se vi volete pure comprare qualcosa, la bubina 20, cioè 20% di sconto. La bubina 20, scritto tutto maiuscolo, manto che scritto tutto qua sotto. Comunque, e gli orecchini noi la ce li mettiamo, perché sembra il minimo. Sono bellissimi! Oh mio Dio! Però c'è un altro sacchetto. E gli orecchini, lo sapevo che me li avrebbe mandati. Quindi qui, cosa c'è? C'è la fascia uguale agli orecchini. Però è di velluto, regà. Mo se me la metto, muoio di caldo. No, non posso, tutta sudata. Oddio, ma è bellissima, è identica agli orecchini. No, vabbè. Cioè, io innamorata persa di queste cose. Non so se mi piace più il cibo o le cose o i gioielli. Ok, quindi vaniglianera.com. Questi sono gli orecchini più belli dell'universo. La fascia è meravigliosa. Bellissima. Troppo. Cioè, è uguale agli orecchini. Guardate che bella! Non vedo l'ora che arriva l'inverno. Ok, ufficiale. Ora aspettiamo solo l'inverno. Un po' per fare regali di Natale e un po' perché mi voglio mettere fascia. Allora, scusate, me l'ho scordata questo. Cioè, allora io ora lo vorrei attaccare alle chiavi di casa, ma ho paura che mi si rovini. Penso che lo metterò vicino a una borsa, tipo gioiello da borsa, più che alle chiavi di casa. Cioè, è veramente troppo bello. No, no, ho paura che si rovino, lo attacco a una borsa ufficiale, sì, 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 sì. Allora, io ripeto, non ho parole, nel senso non ho parole per ringraziare Stefania, perché assolutamente non doveva, mi ha fatto dei regali pazzeschi e i gioielli che fa sono bellissimi, ma non ho parole per tutto l'affetto che mi dimostrate tutti i giorni, perché io tutti i giorni leggo i vostri commenti sotto i video, leggo i direct che mi mandate, cioè io mi emoziono davvero. Perché questa cosa non me l'aspettavo nella mia vita. Cioè, io non l'ho cercata. È capitato. È bellissimo. Cioè, a me mi riempie le giornate. Mi riempite le giornate. Un po' perché mi riempio le giornate a fare i video, a trovare le idee per i video. Comunque è sempre stata una mia passione quella di creare contenuti, idee. Non l'avevo mai fatto, però sai quelle cose che metti nei cassetti e poi non fai, e lo posso fare da me, da sola, però senza di voi non avrebbe lo stesso senso. E tutto questo affetto, non solo materiale, ma proprio delle persone con cui chiacchiero, cioè lo sento che mi volete bene e io ne voglio a voi, perché vi ripeto, mi riempite le giornate. Va bene, basta, se no piango, dai, su. Babbi! Babbi! Mi sembrava d'obbligo che ci fosse anche lei. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. È giusto che vi saluti anche lei, perché so che anche lei è parte delle vostre giornate, soprattutto con il suo saluto finale. Quindi, da questo video dove apro una mystery box fatta da una di voi, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!